Adesso riprendiamo i lavori per un'altra tavola rotonda con rappresentanti delle cineteche estere, con cui parleremo dei problemi, diciamo, più comuni che condividiamo come cineteche e dei loro approcci. Ognuna di queste istituzioni ha una visione ben precisa e si è occupata negli anni di non solo, diciamo, non solo della conservazione della pellicola al meglio e secondo dei criteri scientifici. Penso ad esempio al George Eastman Museum, ma si è anche occupata del guardare avanti e quindi prestare attenzione alle proprie collezioni storiche, ma anche diciamo, abbracciare le nuove sfide del futuro digitale. Penso ad esempio a Life in Museum. Sono istituzioni storiche, quindi le cui origini datano ai primi anni del movimento delle cineteche come la Cinémathèque Suisse o lo Swedish Film Institute e sono cineteche che stanno andando incontro a innovazione, cambiamento. La Cinémathèque Suisse si è appena trasferita in un nuovo edificio dove sono ospitate tutte le collezioni. E un'altra esperienza che trovo molto interessante è quella dello Swedish Film Institute, che ha deciso un po' in controtendenza qualche anno fa di acquisire un laboratorio fotochimico. Che è appunto un'esperienza un po' in controtendenza e molto stimolante, per cui vogliamo sapere più rispetto a questo da Jon. Però partirei con Frederic Mer, che è no, oltre ad essere il direttore della Cinémathèque Suisse, è anche il presidente della FIAF. Quindi, Frédéric, ti ringrazio per essere qui in questa doppia veste. Grazie Daniela, grazie a tutti. Infatti dobbiamo mettere l'immagine perché appunto c'è un'immagine, mi ha chiesto di portare anche qualche immagine. Quindi sì, è vero, ho l'onore di essere presidente della FIAF da ormai 2 anni e qualche mese in più, però sono svizzero e quindi per iniziare, finché arriva l'immagine, volevo già dire buon compleanno al CSC perché festeggia i suoi 70 anni, ricordando che la FIAF ha iniziato il suo lavoro, i suoi lavori già 81 anni fa, alla nascita, la federazione è nata cosa vi faccio? Parlo nel vuoto? Mi Parlo spiace, nel ho qualche vuoto. problema D'accordo. No, perché avevo un PowerPoint con tante immagini che volevo far vedere, quindi inizio già, poi le passerò se arrivano molto rapidamente, però insomma, per darvi un'idea di cos'è. Dunque la FIAF, adesso lo dico senza gli elementi visivi, è nata fondamentalmente da una volontà di gente che aveva fondato varie cineteche o che si interessava alla conservazione del cinema, e in particolare un viaggio nel 1936 di Iris Barry e John Hubbard, che dal MoMA, dunque la cineteca del MoMA, vengono in Europa e fanno un giro un po' di tutti gli interlocutori possibili, tra cui ovviamente il BFI, il British Film Institute, la Cinémathèque française, quella di Henri Langlois, che era uno dei grandi attivisti dell'epoca, e di un archivio che ha un nome un po' strano perché ovviamente ricorda delle cose non tanto belle, che è il Reichsfilmarchiv, infatti l'archivio nazista creato da Goebbels, però insomma che era un archivio ben costituito e che funzionava ovviamente con una direzione molto precisa. E sono questi quattro esponenti di questi quattro archivi che 2 anni dopo la 2 anni dopo la diciamo la Scusate che un po'
conturbante tutto questo movimento. Due anni dopo questo viaggio in Europa di Iris Barry e John Abbott, che nasce la Federazione Internazionale degli Archivi del Film, Federazione Internazionale des Archives du Film, la FIAF, nel 1938, nell'idea di condividere i film, perché per capire e far vivere la storia del cinema c'è una necessità di potersi scambiare opere e di potersi scambiare idee, di potersi scambiare anche un sapere, delle conoscenze. Ma in primis c'era questa idea di poter farsi circolare delle copie da un paese all'altro, in modo che i tedeschi possano vedere, boh, in quel caso non è un buon esempio, magari loro non potevano vedere niente, però diciamo che gli inglesi potevano vedere film francesi, che i francesi potevano vedere film americani. E così c'è stato un grande viaggio di scambi, eccoci che ci siamo, perfetto. If you can just put me on the... Oh, right. And do you know which one is this one? Okay, thank you. Ecco, quindi adesso arriviamo alla FIAF e se funziona, no, non funziona, sì, funziona, non funziona. Ok, no, beh, allora faccio, ecco, funziona. Now? Ok, let's go. Dunque lì avete John Abbott, oh, adesso sono andato troppo veloce, scusatemi. Avete visto così fugacemente il passaggio di John Abbott? Ce la faremo, eh? Ecco. Questa è la frase che Langlois scrisse nel 1936 nel suo libro La cinématographie française, che diciamo in un certo senso spiega qual era la base e l'origine fondamentale delle cineteche. Ve lo traduco rapidamente, e solo quando avremo stabilito scambi regolari tra cineteche di tutti i paesi che si potrà finalmente conoscere la storia vera del cinema. Ecco che siamo arrivati alla prima immagine, quella appunto di John Abbott e Iris Barry, che durante il loro viaggio in Europa, e i fondatori, compreso l'ultimo, Franz Henkel, che fu uno dei fondatori della FIAF. Torno, vado in avanti, sperando che non tocco troppo. Ce l'ha? No, non vuole. No, decisamente. Oh, Jesus. Ok. Bon, lo faccio un po' così, un po' difficile. Dunque, quello che volevo dire è che all'inizio la FIAF era un piccolo gruppo di membri che poi soprattutto dopo la guerra, perché c'è stata una pausa durante la Seconda Guerra Mondiale abbastanza ovvia per ovvie ragioni, anche se l'attività ha continuata, ed è durante, subito dopo la guerra, a partire dal 1946, che comincia veramente a svilupparsi questa rete internazionale che oggi conta 168 archivi in tutto il mondo in 75 paesi, sperando che funzioni. Qua? Mi spiace. Dio mio. Ecco qua, c'è molto lento, quindi prenderò tanto anticipo, stop, ci siamo, qui vedete la progressione fino al 2018, adesso siamo leggermente oltre, sperando che continui, è qua o è qua? Così? Schiaccio qua? E vedete anche la diffusione a livello internazionale di questa federazione. Questa federazione si riunisce, e questa è una tradizione che è evoluta durante gli anni, si riunisce ogni anno attraverso un congresso
che è l'occasione ideale per cominciare a scambiare, spesso legato a delle nuove cineteche o a delle cineteche che si vogliono far vedere a livello internazionale, e quindi c'è una specie di viaggio attraverso il mondo, attraverso i congressi della FIAF che si fa. Qua avete il congresso di 48 a Copenaghen, che è uno dei primi del dopoguerra, vedete le persone presenti, e questa è una foto che il nostro archivio della FIAF a Bruxelles ha ritrovato del congresso di Roma, proprio 70 anni fa, alla nascita della Cineteca Nazionale, e vedete su questa foto Luigi Comencini a destra, saluto Matteo Pavesi, perché Milano è nato un anno prima, e bisogna pur dirlo comunque, scusatemi, non voglio entrare in delle lotte italiane, però diciamo, l'avete detto prima, allora va bene. In mezzo Iris Barry, fumando la sigaretta, e Nicola De Pirro, che fu varie cose, sia nel regime fascista che dopo, responsabile all'epoca della direzione generale per il teatro del Ministero della Cultura, che fu anche commissario straordinario per il CSC all'epoca. Ecco, questa piccola foto per darvi un'idea storica. E andiamo avanti nel tempo, qua era la riunione di Amsterdam, per l'appunto questa a Lione, e arriviamo nel 79 a Losanna, secondo congresso organizzato a Losanna dalla Cinémathèque Suisse, diretta da Freddy Buasch, che abbiamo ripetuto quest'anno. Eccolo qua, vedete un po' la dimensione, stiamo ingrandendo diciamo la federazione, dove ci siamo riuniti tutti, appunto nella nostra sede, certi di voi siete lì, tra l'altro, e vi saluto, a Losanna, perché volevamo in un certo senso festeggiare questo momento e festeggiare altre cose che adesso vi descrivo. Daniela mi ha chiesto anche di parlare del nostro archivio, adesso che le cose si sono stabilizzate, la Cinémathèque Suisse, quindi nata anch'essa nel 48, su una base che era una struttura già esistente dal 43 a Basilea, e un trasloco, ma ve la faccio breve, e che è stata portata a partire dagli anni 50 da questo signore Freddy Buasch, uno dei delle grandi figure della nostra storia degli archivi, e che abbiamo avuto l'occasione di onorare durante il congresso quest'anno. Freddy Buasch era grande amico di Langlois, quindi lui è veramente nato al cinema e alle cinecheche attraverso Langlois. Langlois, che ricordo, ha lasciato la FIAF per un po', poi la Cineteca francese è tornata e anche la Cineteca svizzera è tornata, e che abbiamo potuto onorare in aprile durante il congresso, dandogli la medaglia di membro d'onore. Freddy, che ci ha lasciato in maggio, all'età comunque canonica di 94 anni. Freddy Buasch era non solo amico della conservazione delle cineteche, ma era anche amico di registi importanti, e quello ha anche nutrito la collezione della Cineteca svizzera, che non è solo una collezione di cinema svizzero, ma una ricchissima collezione di cinema di tutto il mondo. Per esempio qua Freddy con Theo Angelopoulos, qua con Louis Buñuel, che era uno dei suoi grandissimi amici, e ovviamente qua con Jean-Luc Godard, proprio al congresso del 79, Jean-Luc Godard, che abbiamo voluto onorare quest'anno alla FIAF dandogli il premio della FIAF 2019, e c'erano tante scommesse su verrà, non verrà, e tu scommettavi che non verrebbe, e infatti ci ha raggiunto e ha di nuovo salutato il suo grande amico Freddy Buasch, e questo era per fare un po' il passaggio tra la FIAF e il nostro archivio. Ecco, il nostro archivio dunque è nato nel 48, queste sono le cifre dell'archivio della Cinémathèque Suisse, che infatti è una delle grandi collezioni in Europa. E come vedete in fondo a questa scheda c'è il digital storage, che abbiamo per fortuna potuto iniziare nel nuovo stabilimento. Da adesso qualche anno è già attivo, anche se abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento quest'anno, ovvero due librerie LTO specchiate, che permettono di conservare tutto quello che ci arriva in digitale e tutto quello anche che digitalizziamo.
Ecco questo nuovo edificio che abbiamo quindi aperto ufficialmente in settembre, ma che i membri della FIAF hanno potuto visitare in anteprima in aprile. Un edificio volutamente industriale, come aspetto, in acciaio Corten, che è un acciaio che si arrugginisce molto rapidamente, ovviamente elaborato da uno studio d'architettura zurighese, perché da noi quella architettura o il Ticino Zurigo, e di cui vi faccio vedere qua una piccola piantina, quindi sottoterra, dunque sulla destra vedete i tre strati di depositi, sia per il materiale non filmico che il materiale filmico, i negativi e le copie originali. C'è un tunnel tra tutte e due. In Svizzera adoriamo i buchi, i tunnel, fare le cose sottoterra, bisogna saperlo. E dall'altra parte la parte emersa dell'edificio, dove nella parte blu scura c'è la parte pubblica, almeno quella accessibile al pubblico che vi farò vedere dopo. Uno sguardo rapido sulle strutture interne. Questo è uno dei corridoi che porta ai vari depositi. Sono sette celle a ogni piano, delle celle che in particolare permettono di conservare le bobine sottoterra in buonissime condizioni. Vedete qua una tipologia di queste celle. E ve ne faccio vedere un'altra piccola immagine, un'altra tipologia di cella un po' più piccola. Il signore che in fondo, che sta cercando una copia di un suo film, è Joel Korn, il fratello di Ethan, che sta cercando di vedere se abbiamo le copie dei suoi film. Ovviamente abbiamo tutta una zona, come già descritto, di produzione dove possiamo lavorare a preparare dei restauri. Noi stessi non facciamo direttamente restauri, li sottotrattiamo in vari laboratori in Svizzera e in Europa, anche nel mondo. E quindi noi quello che facciamo è soprattutto la preparazione e il dopo, il controllo del dopo, e ovviamente seguire tutto il processo. Questi sono i locali di lavorazione per il non film. Dunque manifesti, fotografie, documenti d'archivio, libri, eccetera, eccetera. Qua un esempio di lavorazione su una foto. Qua avete lo scanner che abbiamo comprato recentemente, installato, che i membri FIAF non hanno visto perché non era ancora arrivato, che ci permette di fare un certo numero di lavori all'interno, ma non restauri, veramente solo digitalizzazioni di materiali di cui abbiamo bisogno. C'è anche uno spazio di color correction che abbiamo installato nei nuovi edifici. C'è anche un piccolo studio di suono. E questo è uno dei, diciamo, centri importanti del nostro archivio, perché questa è una delle parti dell'archivio digitale, una delle librerie LTO che tanti archivi possono avere per conservare i dati digitali, perché abbiamo anche, bisogna saperlo, come la Cineteca, noi conserviamo tutto il cinema svizzero prodotto oggi, che significa cinema prodotto quasi esclusivamente in digitale dal 2013-2014, perché prima c'erano ancora delle copie che circolavano, quindi c'è un negativo che esiste e che conserviamo. Passiamo poi subito agli spazi pubblici. Questa è l'entrata dell'archivio, le sale di conferenze dove possiamo riunire studenti, dare dei corsi, e dove c'è un accesso digitale direttamente attraverso i beamer sui nostri server, e le sale specifiche per lo studio degli archivi cartacei. Questo soprattutto per manifesti e foto, e dietro vedete, adesso andiamo a avvicinarci un po' alla parte piuttosto sui libri. Ecco, funziona perfettamente adesso, dove è piuttosto la parte di studio di libri. Infine c'è ancora una piccola zona museale in questo spazio, ma piccola, modesta, che vorremmo sviluppare essendo più interattiva, ma questo sarà pro futuro. Per intanto c'è una piccola mostra che abbiamo allestito per 2 anni, diciamo, e una piccola sala di cinema che ha uso proprio interno a livello del lavoro o quando ci sono delle visite. Quindi la Cineteca Svizzera lavora a restaurare il patrimonio nazionale, questa è la nostra missione, ma come l'ho detto, abbiamo anche la fortuna di avere in archivio delle copie uniche o delle copie rare che ci permette di collaborare con altre istituzioni. E quindi vi do 2 esempi recenti, uno più recente dell'altro. Questo è La Roue, il famoso film di Abel Gance, che è stato restaurato dalla Fondazione Jérôme Sédoux-Patté all'immagine ritrovata di Bologna e Parigi.
In collaborazione con la Cinémathèque française e noi, visto che avevamo un elemento rarissimo a colori che è stata usata molto per il restauro della Rucqua, presentato in settembre a Berlino e poi presentato a Lione in ottobre. È un altro film che riguarda il cinema italiano, Rapsodia satanica di Nino Auxilia. Anche lì avevamo una copia rara che abbiamo restaurato con la Cineteca di Bologna. E che è stato presentato a Roma, credo, 2 anni fa, se non erro. A Roma, scusate, a Bologna, al teatro, 2 anni fa. Ovviamente la Cineteca Svizzera non è solo un luogo di ricerca e di conservazione, ma è anche un luogo di presentazione di opere. E quindi abbiamo anche questo spazio dall'81 che ci permette di programmare i film in modo molto regolare. Questo palazzo, che è stato costruito all'inizio proprio del Novecento, è diventato il nostro centro, diciamo, di presentazione per tanti anni, sia nella Sala Grande, dove abbiamo fatto questa grande foto di tutti i membri della FIAF, sia nella Sala Piccola, dove programmiamo tutti i giorni 3 film, Sala Piccola di 100 posti, che lì, per esempio, presentiamo Adieu Langage di Jean-Luc Godard, per quello tutta la gente ha gli occhiali 3D. Però è una sala piccola e l'altra non è una vera sala di cinema, per quelli che l'hanno visto, è più una sala di concerto che una sala di cinema. Quindi per noi era importante avere un luogo, diciamo, di connessione anche patrimoniale con la sala di cinema. E quindi abbiamo potuto recuperare un po' meno di 10 anni fa, questo cinema storico, costruito nel 28, restaurato poi nel 59, il Cinema Capitol, che è una sala abbastanza grande, di più di 800 posti, dove da quel momento lì organizziamo tutti gli eventi della Cineteca. E ci hanno sempre detto che non faremmo mai il pieno, in sé lo facciamo molto spesso, per fortuna. Non so perché c'è appunto questa idea non solo di venire a vedere film o film restaurati o film di oggi in un ambito un po' particolare, ma c'è comunque l'idea anche di vivere il patrimonio attraverso la sala, e per noi quello è importante. Sala che stiamo per chiudere, devo dirlo, alla fine dell'anno, ma per restaurarla completamente e farne anche in più una seconda sala in sottosuolo. Qui è un concerto, non un concerto, era ovviamente la presentazione di un film di Chaplin. Organizziamo in questa sala anteprime, eventi, partecipiamo da 2 anni a un festival che si chiama Les Rencontres du Septième Art, organizzato da quello che è all'estrema destra, l'attore e regista Vincent Perez, che è di Losanna, e avete lì, diciamo, una bella platea. C'è Bruno Delbonnel, il DOP, c'è Andrei Zaghinsev, Jean-Jacques Hano, lo scrittore e regista Paul Auster, Goldschmidt Farani, Joel Coren e Jeremy Thomas, che conoscete bene qua in Italia. In questa sala abbiamo invitato chiaramente registi di prestigio come Gus Van Sant, con una mostra anche importante che abbiamo fatto con la Cineteca francese, Christopher Walken, Michael Cimino. Vado troppo veloce, scusate, vorrei andare più veloce. Bertrand Tavernier, che ovviamente ha presentato la sua storia del cinema francese. Una figura del cinema francese, ovvero Anouk Aimée, Barbet Schroeder, che tra l'altro è svizzero, anche se i francesi pensano che è francese, ma è svizzero, e adesso tra l'altro si è avvicinato a Losanna, Rossi De Palma, che veniva a fare uno spettacolo all'Opera e è anche venuto da noi, Wim Wenders, che è venuto, lo vedete all'estrema sinistra, Chicca Bergonzi, responsabile della programmazione della Cineteca Svizzera, che lei è di origine milanese. Lo dico perché è importante, ci sono tanti italiani e vedrete perché lo sto dicendo adesso, nella Cineteca Svizzera. Abbas Kiarostami, che è anche venuto da noi, ovviamente collegato sia a retrospettive che eventi o presentazioni di nuovi film. Belatar, regista ungherese, Amos Gitai, retrospettiva anche lì, Wuxia Ossien, Carmen Maura, scusate, ne ho tanti e volevo andare più veloce, ma non posso. Alexandre, Sacha Sokurov, Chantal Akerman, ci sono tanti che sono spariti sfortunatamente, e John Waters. Ma ovviamente, l'ho detto, siamo molto
italofili, se si può dire così, alla Cineteca Nazionale Svizzera, perché è una lingua nazionale, l'italiano, è un cinema che ci è molto vicino, ma stranamente è distribuito male nel nostro paese. Quindi abbiamo, sin da quando sono arrivato, cercato di fare grandi sforzi per permettere al cinema italiano anche di avere più spazio nel nostro paese, invitando certi registi e presentando le loro opere sia tramite retrospettive che anteprime. In questo caso, per esempio, Martina Parenzi e Massimo D'Anolfi, che sono venuti a presentare il loro ultimo film, Pietro Marcello, ovviamente, era ancora prima di Martin Eden, qualcuno che ovviamente riconoscerete tutti, che è Marcello Fonte, ovviamente, che è venuto a presentare Dogman, come potete immaginarlo, Marco Bellocchio, che è venuto più volte sia per una retrospettiva che per presentare i suoi ultimi film, Laura Bispuri, Pippo Del Bono, del quale avevo avuto l'onore di fare la prima retrospettiva integrale dell'opera cinematografica a Locarno e che poi è tornato per un'altra retrospettiva che abbiamo fatto da noi e abbiamo lavorato con lui anche su vari progetti, Antonio Capuano, perché abbiamo fatto un omaggio al cinema napoletano, alla sua importanza nel cinema italiano a partire dagli anni 2000 e per questo omaggio è anche venuto Toni Servillo, da noi, Stefano Savona è venuto a presentare il suo ultimo film, Alessandro Sperduti che è venuto a presentare il film di Olmi, Sergio Rubini ovviamente nell'ambito dell'omaggio a Fellini, Valeria Golino e due persone legate anche a qua, Sacro Gra, Gianfranco Rosi. Non è lui che è andato a mettere le lettere. E ovviamente, last but not least, Vittorio Taviani, che era venuto a presenziare una grande retrospettiva appunto dell'opera dei maestri. E anche un'altra cosa che vi dirò fra un attimo. Dunque, organizziamo grandi retrospettive, di cui vedete qualche esempio sullo schermo. No, non vado a dilungarmi sulla tipologia di quello che facciamo, ovviamente lo facciamo di tutti i paesi, ma volevo un po' insistere su quello che abbiamo fatto per il cinema italiano. Ecco, questa era la retrospettiva sui Taviani, o ancora Naples e Sicineas, che era appunto dedicato a quel cinema napoletano. Passo veloce perché questo è un'altra cosa che volevo dire dopo. Abbiamo anche pubblicato certi opuscoli per appunto pubblicizzare, far conoscere questo cinema in collaborazione anche spesso con il giornalista Maurizio Di Rienzo che vive qua a Roma, appunto su Napoli e i suoi cineasti, o più recentemente Entre Ciel et Terre, un opuscolo realizzato con Cinecittà Luce su quel nuovo cinema italiano da partire dagli anni 2000 che è un po' tra il documentario e la fiction. Però per noi era importante andare ancora oltre, non solo rimanere un luogo di presentazione, ma anche un luogo che cerca di promuovere il cinema in tutto il paese. Quindi, come non c'è veritabilmente un distributore di cinema classico in Svizzera, lo siamo diventati noi, e allo stesso tempo abbiamo deciso di comprare un certo numero di film nuovi che non uscivano nel nostro paese per farli circolare. Quindi Eraserhead è l'esempio di un restauro, abbiamo fatto circolare per esempio i film di Rossellini restaurati eccetera eccetera, ma anche i film recenti come gli ultimi film di Albert Serra, Symmetry of Splendor di Apichatpong Rasetakul, Faust di Sokurov e ovviamente film italiani come Bella e Perduta, siamo stati noi i distributori, come Io e Te di Bertolucci, siamo stati noi a distribuirlo, nessuno l'aveva comprato in Svizzera, e non solo, Cesare deve morire, siamo stati noi di nuovo a distribuirlo nel paese, così come Maraviglioso Boccaccio e Torneranno i Prati, ovvero c'è stata un po' questa idea di collegare il passato, la storia del cinema con il cinema recente, arricchendo l'archivio in un certo senso di film che se no non sarebbero arrivati in Svizzera, ma anche facendo la promozione di questo cinema sul territorio svizzero, il che per noi era veramente essenziale. In teoria ce n'è ancora una, però se è bloccato.
Lasciamo perdere. Quello che volevo che arrivava solo alla fine era dirvi che non solo ci siamo limitati a fare questo lavoro di distribuzione, ma ci siamo anche decisi di partecipare a delle pubblicazioni di DVD, ovviamente i DVD di film svizzeri, questa è un po' la nostra missione, ma abbiamo partecipato a dei DVD appunto di opere di Pippo Del Bono e di Corso Salani, che era un amico, come sapete deceduto troppo presto, e che ha anche depositato il suo archivio personale da noi per amicizia e storia. Ecco, ciò per dire che per noi è importante mantenere questo legame con l'Italia, perché gli italiani è la prima comunità straniera in Svizzera, è una popolazione molto importante, l'italiano lo parlano tanti, e per noi è importante che questo collegamento possa sussistere e continuare a vivere da noi. Ecco, grazie. E voglio menzionare il fatto che ad esempio l'anno scorso abbiamo collaborato grazie all'Istituto di Cultura Svizzero qui a Roma. L'Istituto aveva organizzato una mostra Backdrop Switzerland, quindi su tutti i film in cui la Svizzera figurava come set, come argomento, e abbiamo fatto una rassegna di film italiani che mostrano la Svizzera, tra cui uno dei nostri restauri recenti, Sette Uomini d'Oro, e altri film. Ed è stata una bella occasione, no? Per parlare di Svizzera in Italia, e ci siamo detti con Frédéric, perché non fare l'opposto, portare un po' di cinema svizzero-italiano anche qui, quindi i cineasti svizzeri che magari hanno origine italiana o hanno parlato dell'immigrazione italiana in Svizzera, sarebbe una bella cosa, no? Assolutamente. In un'epoca in cui si parla molto di immigrazione, stranieri, vedere un po' come gli italiani erano percepiti come stranieri in Svizzera nei momenti in cui ci sono state delle grandi ondate di emigrazione. Stiamo lavorando appunto stiamo terminando il restauro di un film girato in 8 mm. Per l'appunto, di Alvaro Bizzarri, che qualcheduno conosce probabilmente, Lo Stagionale, che lui era un povero immigrato in un certo senso, arrivato col suo padre a lavorare in Svizzera, che poi ha cominciato a fare dei film a livello amatoriale, che ha fatto questo film di fiction, Lo Stagionale, che ha impresso molto quando è stato presentato in Italia, e tra l'altro storicamente Elio Petri e Gianmaria Volonté avevano pagato un gonfiaggio in 16 mm del film per farlo circolare in tutta l'Italia. Dopo anni, diciamo, dove il film ha girato molto, poi si è un po' dimenticato, Alvaro ha continuato a fare dei film, e quindi è un film tipicamente che sarà di nuovo visibile in buone condizioni dopo il restauro che stiamo terminando adesso. Benissimo. E adesso, sperando che PowerPoint funzioni, incrociamo le dita. quindi dicevo che siamo anche onorati di avere qui Jon Wenström, è il senior curator della Cineteca Nazionale Svedese, lo Swedish Film Institute, e ci parlerà un po' della sua istituzione partendo dalle origini e quindi con dei riferimenti alla FIAF. Jon farà il suo intervento in inglese e abbiamo qui un gentile traduttore che ci aiuterà. Thank you, Daniela, and I would first of all like to thank Daniela and the Cineteca Nazionale for inviting me here tonight to talk a bit about my institution, where we come from and what we do. Ringrazio tutti per avermi invitato qui in questo anniversario così importante a presentare il mio istituto e quello di cui ci occupiamo. So, the first archives that still exist today were the ones created actually during World War I to produce and to preserve records of the First World War.
I primi archivi cinematografici sono nati dopo la Prima Guerra Mondiale allo scopo di conservare e preservare quei documenti filmici relativi appunto al momento storico particolare che si era appena vissuto. Then we had in the early 30s these private initiatives that Fredrik talked about also all over the world, including then also in Stockholm, something called Svenska Filmsamfundet, which was founded in 1933. Dopodiché gli archivi intesi in senso più moderno, come li conosciamo adesso, hanno cominciato a nascere intorno agli anni 30, fra cui quelli menzionati precedentemente, e fra questi archivi è nato anche quello di Stoccolma, per esattezza nel 1933, chiamato Filmsamfundet. It was an organization created by film critics, also film directors and writers, and it was a completely private initiative which was funded by the industry actually. Inizialmente questo gruppo coinvolgeva critici, registi, sceneggiatori ed era sostanzialmente finanziato su iniziativa privata. And they started by collecting manuscripts, stills, posters, books, and eventually also films. Ed è cominciata questa raccolta mettendo insieme una serie di poster, manoscritti, sceneggiature e quant'altro. And the collections of the Filmsamfundet gained a special status in 1940 under the name the Film Historic Collections. Questa raccolta ha ottenuto uno status speciale nel 1940. And became FIAF members actually in 1948. E nel 1948 è diventato un membro ufficiale del FIAF. And at the time the collections were stored at the National Museum of Science and Technology in Stockholm. Inizialmente la collezione era custodita nel Museo di Scienze e Tecnologie di Stoccolma. The current organization, the Swedish Film Institute, was founded in 1963. L'organizzazione attuale è stata fondata ufficialmente nel 1963. It was an organization founded to help the production of new Swedish films and also distribution and education. Ed è nata allo scopo, questa organizzazione è nata con lo scopo di preservare, custodire, ma anche incentivare la produzione e la diffusione di film svedesi. And it was not a completely government agency, it was actually the result of an agreement again between the state and the industry who both paid for this new organization. Ed era un'organizzazione nata grazie alla collaborazione di enti governativi e di specialisti del settore. One year after the creation of the Film Institute, the Filmsamfundet decided to donate the entire collections to the Swedish Film Institute. Soltanto un anno dopo la sua fondazione, l'organizzazione ha deciso di donare l'intera collezione all'Istituto Cinematografico Svedese. And we had our own building erected in 1971, which had sound stages, library, cinemas, but also a climate-controlled film vault. E adesso loro dispongono di un edificio realizzato nel 1971, dove ci sono anche una biblioteca, delle aree interattive e addirittura delle sale a temperatura controllata. So, as Fredrik said, this is where we are today with FIAF. We're 169 institutions in 76 countries, depending on how you define country. But and some of us are independent institutions. Some of us are part of a bigger archival organization or a bigger museum organization or a bigger library organization, or as in our case, in a bigger film funding organization. I membri del FIAF, come potete leggere, sono 169, sparse in 76 paesi. Alcune sono di natura più piccola, altre sono di natura più grande e parte di altri istituti maggiori, come ad esempio loro. Alcuni fanno parte di istituti come musei o, nel loro caso specifico, di un istituto cinematografico. And there can be disadvantages of being part of a bigger institution because the focus of the institution can be elsewhere, in production, in paper collections, in paintings. Tuttavia, essere parte di un'organizzazione più grande può comportare delle problematiche perché magari a livello manageriale queste organizzazioni si concentrano più su altre fasi, sulla produzione oppure sulla redazione di giornali e altro.
but as in our case there can also be advantages actually. Ma possono anche esserci dei vantaggi come nel loro caso. Anyway, even if we are very different, we all share the same mission, that is to collect and preserve and give access to film heritage. Sebbene ci siano delle diversità fra i vari istituti, secondo lui c'è un obiettivo comune a tutti loro, cioè preservare e conservare il patrimonio culturale cinematografico. And in Sweden, of course, our mission is to collect, preserve and give access to Swedish film heritage. But we define Swedish film heritage as every film that's been screened in Sweden and not only films that have been produced in Sweden, which is a very important distinction. Ovviamente loro si concentrano, essendo svedesi, sulla cinematografia svedese, ma quando parla di cinematografia svedese non si riferisce soltanto a film registrati, filmati in Svezia, ma a tutti quei film che vengono riproposti sugli schermi cinematografici del paese. So, in Sweden there has never ever been any legal deposit of films in original format. In Svezia non c'è mai stato e non c'è tuttora un deposito legale per quanto riguarda le pellicole. But since 1980 we have a system where producers receiving production subsidy from the institute, they have to give certain elements to the archive in order to receive the subsidy. Tuttavia, a partire dal 1980 è stato istituito un deposito che lui definisce contrattuale, secondo il quale i produttori sono tenuti a donare, a dare delle parti degli elementi cinematografici agli archivi in modo da poter ottenere dei sussidi statali. And importantly, it's us at the archive who has defined what these elements should be. La cosa più importante è che l'archivio stesso a definire quali debbano essere questi elementi. But this means that the big part of our collection has actually come through voluntary deposits. Questo implica che gran parte della loro collezione sia data da un deposito di origine volontario. From producers, distributors, cinemas, filmmakers, private collectors. Adesso da produttori, cineasti, registi, altri membri del mondo cinematografico. And of course, I think Fredrik said that in Switzerland it was around 2013, 2014 when you had the shift to digital. In our case, it was already in 2012. And now the specifications for the contractual deposit, of course, covers digital items. Fredrik ha detto che la conversione al digitale in Svizzera è avvenuta intorno al 2013-14, mentre in Svezia hanno anticipato i tempi, infatti è avvenuta intorno al 2012, e anche il deposito contrattuale che ha menzionato prima si sta adeguando, al passaggio dall'analogico al digitale. And this means that we still receive what we want to receive when it comes to the national production. Ed è un qualcosa che ovviamente gli permette di selezionare il materiale che debba essere depositato a livello di cinematografia nazionale. But what has happened in terms of voluntary deposit is that, of course, with the shift to digital, it has completely stopped. Per quanto riguarda invece il passaggio, il deposito volontario, prima del 2012 avevano circa 250 film di origine non svedese all'anno, e dopo il 2012, which means that we no longer can fulfill what we are supposed to do, that is to collect all films screened in Swedish cinemas. Dopo il 2012 la presenza di film non svedesi si è ridotta drasticamente, come potete leggere, a circa a zero. But in order to compensate for this, we have succeeded since a couple of years ago to expand the notion of the contractual deposit, because the Film Institute does not only subsidize production, but it also subsidizes distribution, also distribution of non-Swedish films. Hanno cercato di conseguenza di espandere la nozione e il concetto di deposito contrattuale, in modo che questa si possa estendere non solo a film di origine svedese, ma anche di origine non svedese. So this means that since a couple of years we actually do receive now DCPs with Swedish subtitles of some international art house films. La diffusione, ovviamente, questa diffusione del deposito contrattuale è stata fatta anche per coinvolgere maggiormente i distributori, quindi non solo i produttori, e per poter ottenere quindi più materiale anche da cinematografie straniere.
And I think this has been an advantage of being part of a bigger organization, a film funding organization, because then we could condition the funding with what they were going to give to the archive. Ed uno dei vantaggi di far parte di un'organizzazione più grande, perché in qualche modo riescono a condizionare anche i finanziamenti che ricevono dall'esterno. So as you can gather, we believe that films should be collected in original format, analog as analog, but digital as digital. In definitiva credono che le pellicole, i film debbano essere raccolti così come sono stati concepiti, quindi analogico in analogico, digitale in digitale. But we also believe that films should be preserved in original format. E al tempo stesso devono essere preservati nel loro formato originale. Analog as analog in these conditions. Questo sono condizioni del formato analogico. And digital as digital in these conditions. E qui potete vedere invece il formato digitale. And I think also we have now received additional funding to do digitization of analog collections. Per poter procedere con il processo di digitalizzazione, loro stanno ricevendo, sono finalmente riusciti ad ottenere dei finanziamenti aggiuntivi. To give a wider theatrical access to our holdings and also access in on other platforms. Per avere un accesso maggiore non solo alle loro piattaforme, ma anche a piattaforme esterne. But we were very fortunate to have this as an additional funding because we stressed very much that this is additional tasks of an archive. We still have to do all the things we had to do before. Però ci tiene a sottolineare come questi siano finanziamenti addizionali, perché loro già ricevono dei finanziamenti con cui stanno cercando di portare avanti questo passaggio al digitale. And when it comes to the digitizing of our analog collections, we have decided to use the money we receive to build up our own digital lab. Con i fondi che hanno ricevuto per il processo di digitalizzazione, hanno pensato di creare il proprio laboratorio digitale. Instead of using the money to go to external commercial providers to have the work done. Quindi piuttosto che rivolgersi a terze parti esterne, hanno pensato di lavorare all'interno della loro stessa organizzazione. Because we think it's important that digitization of analog film should be done in an archival context where expertise and knowledge about how analog films should look like exist. Perché ritengono che il processo di digitalizzazione di prodotti analogici debba avvenire in un contesto archivistico, dove sono presenti le persone che sono persone esperte che sono in grado di effettuare il lavoro al meglio. And the films we digitize are made or selected by a selection committee where we have different subgroups also, and this is to ensure that it's a wide variety and a really good representation of our collection that is being digitized and not only the most famous or canonized films. I film che devono essere digitalizzati vengono stabiliti da una commissione divisa a sua volta in più piccoli sottogruppi in modo da garantire una maggiore diversità, una più ampia gamma di prodotti rappresentati. And we have also drawn up ethical guidelines, you could say, of how the work is supposed to be done when we digitize, and maybe more importantly, how the work is not supposed to be done when you digitize analog films. Dispongono inoltre in questo senso di linee guida etiche, ma non solo, anche tecniche, cioè nelle quali viene descritto come effettuare un lavoro o come non effettuarlo. That it's still important to carry out film-to-film preservation by means of duplication, as we believe that films should also be preserved in original format. Ritengono però, nonostante questo processo di digitalizzazione, ritengono che sia importante comunque preservare le copie, i film in formato originale tramite dei duplicati. Because we still have a lot of films in our collection which only exist on nitrate and only maybe one nitrate element, and we want to have a photochemical preservation done before we do any kind of digitization.
Poi questa scelta è dovuta anche al fatto che dispongono di moltissime pellicole ancora in nitrato, quindi in un vecchio formato degli anni 20 o 30, di cui uniche copie sono disponibili in quel formato, e di conseguenza effettuare dei duplicati è l'unico modo per preservarli. We used to do a lot of photochemical work, of course, with other commercial labs. We started already in the 60s. And there used to be in Stockholm 4 labs, and then there were 3 labs, and then there was 2 labs, and then there was 1 lab. And this lab was called Nordisk Film Post Production. Per ottenere questi duplicati, loro si avvalgono di laboratori fotochimici. Hanno cominciato negli anni 60. E inizialmente a Stoccolma ce n'erano 4 di questi laboratori, poi il numero è andato decrescendo man mano, sono diventati 3, 2, adesso soltanto 1. And then in September 2011 they said now we will also stop doing this work. Ma a settembre 2011 anche quest'ultimo laboratorio ha smesso di funzionare. But we said we still want to have photochemical preservation done, so what we did was that then we started our own lab. Ma dal momento che volevano portare avanti il processo di duplicazione fotochimica e tutti i laboratori erano chiusi, hanno deciso di aprirne uno in sede. So we took over the equipment, we hired some of the technicians and we started doing work in 2012. Quindi nel 2012 si sono procurati tutta l'attrezzatura necessaria, hanno chiamato gli esperti e hanno cominciato a lavorare. Why then to have a photochemical lab? Well, one thing is, of course, as we said, we want to preserve films in original format. Uno dei motivi perché avere un laboratorio fotochimico? Il primo, come ha già detto, è preservare i film in formato originale. But one another reason is not only to make preservations, but actually to have new viewing copies made of these preservations in original format. Ma un altro motivo non è soltanto la preservazione del formato originale, ma anche di avere a disposizione più copie da poter essere visualizzate. Of course the number of cinemas equipped with analog projection is getting smaller and smaller. Il numero di sale in cui è possibile avere una riproduzione di quel tipo sta diminuendo sempre di più, ovviamente. But we want ourselves to be able to screen films in original format as long as possible. Però il loro obiettivo è quello di continuare a riprodurre, a proiettare questo genere di film nel loro formato originale il più a lungo possibile. And also to provide the opportunity for other specialized archival venues at home and abroad to do so with the films from our collections. E vorrebbero che anche altri archivi, non solo i loro, abbiano la possibilità di continuare a fare ciò. But another aspect of having our own lab is that in this way we also keep the knowledge about photochemical lab processes alive within our organization, which has advantages for all kinds of archiving, analog and digital. Un altro dei vantaggi di disporre di un proprio laboratorio fotochimico è di mantenere le conoscenze e le competenze necessarie alla realizzazione di questi prodotti all'interno del loro stesso archivio. Because to understand printing methods and application practices and actually understand how this piece of film that you hold in your hand, how it was produced, is vital in order to take the right decisions, either if you work with application or if you work with scanning. Perché comprendere la natura della duplicazione o di altre tecniche relative alla realizzazione di nuove copie è fondamentale per poter portare avanti questo genere di lavori. And it's also the only way to know what elements to keep in an archive and what elements to accept in new deposits as well. E questo rende più facilmente possibile anche capire quali elementi mantenere all'interno dell'archivio o quali non mantenere. Of course we also do a lot of digital distribution with the films that we digitize. It's not either or, it's actually to have the possibility to show films in original format as well, which is important. Ovviamente loro distribuiscono anche i prodotti che digitalizzano e vorrebbero che mantenere la possibilità di riprodurre i film sia in formato analogico che digitale. So we believe that film should be collected in original format and preserved in original format, but also that access to films in original format should always remain a possibility. Però è fondamentale, così come i film debbano essere raccolti e preservati nel formato originale, è fondamentale che rimanga anche la possibilità di accedervi nel loro formato originale.
So I hope you will have now a little bit more understanding of what we are doing in Stockholm and why we are doing it. And thank spero, you very much. Spero di aver chiarito alcuni dubbi e di avervi detto, dato qualche informazione in più. Grazie molto. Thank you, Jan. Beh, è stato molto interessante, grazie per averci portato questa testimonianza di una scelta abbastanza coraggiosa e per far vedere che funziona rispetto agli obiettivi che vi siete dati, ovviamente. E adesso vorrei passare a Giovanna Fossati. Giovanna è Chief Curator IFIM Institute Film Museum ad Amsterdam e anche insegna all'Università di Amsterdam nel Master Preservation and Presentation of the Moving Image. E Giovanna è, come avrete capito dal suo nome, italiana, si è trasferita ad Amsterdam negli anni 90 e ha cominciato a lavorare appunto con AI, che allora era chiamato semplicemente Film Museum, e ha tante cose belle da raccontarci. Buon pomeriggio, grazie Daniela e a tutti i colleghi della Cineteca Nazionale, sono molto contenta di avere un'occasione di tornare in Italia, di essere qui con voi a celebrare i 70 anni della Cineteca. Inizierò subito a spiegarvi cos'è l'immagine alle mie spalle, un collage di fotogrammi scansionati, tutti tratti da film dei primi del Novecento, quando il cinema non era ancora a colori, ma era già colorato, e come tutti i colleghi che lavorano in Cineteca sanno, ai tempi si aggiungevano effetti cromatici alle pellicole con risultati che oggi ci appaiono straordinari. È il fascino di queste immagini che unisce le cineteche di tutto il mondo. Che siamo infatti, come avete sentito anche stamattina da Paolo e adesso da Frederica e Jon, determinati a conservarle e restaurarle nel modo migliore, e non solo queste, le più vecchie, le più storiche, ma anche tutti gli altri film fatti in innumerevoli formati, colori e suoni dalla fine dell'Ottocento a oggi. Uno dei primi lavori a cui ho lavorato al Film Museum olandese è stato proprio una collaborazione con la Cineteca Nazionale, il film Padre, una pellicola drammatica diretta da Gino Zaccaria e Dante Testa nel 1912, con Ermete Zacconi nel ruolo principale, ricca di effetti speciali curati da un mago del cinema muto, Segundo de Chaumont. Il film era originariamente di circa 50 minuti, ma solo circa 40 erano sopravvissuti in una versione distribuita in Olanda, quindi con didascalie in olandese. Anche questo era un film colorato con bellissime imbibizioni che, come i più qui sanno, sono colorazioni applicate uniformemente ad intere scene, in particolare una sequenza spettacolare e drammatica fra le fiamme, a cui fa riferimento la locandina alle mie spalle, imbibita in rosso vivo. Dunque questo fu uno dei miei primi progetti ad Amsterdam, progetto di ricostruzione con elementi alla Cineteca olandese e alla Cineteca nazionale a Roma, e credo di averci lavorato fra il 97 e il 98, non mi ricordo esattamente, non è molto importante. Adesso il film si trova online sul sito della Cineteca nazionale, l'ho scoperto recentemente, dove si può visionare una copia di riferimento. Infatti, ovviamente, come è stato detto tante volte oggi, per vedere questo film, questo restauro e apprezzarlo veramente, bisogna vederlo in un cinema. E non un cinema qualunque, ma un cinema che è stato costruito con le attenzioni architettoniche che sono necessarie per vedere i film, in questo caso possibilmente con accompagnamento dal vivo. Sul sito ho visto che ci sono informazioni filmografiche, ma anche informazioni sul restauro. Un altro è il nostro portale del cinema muto, ovviamente, che
dà la possibilità di vedere per quanto possibile, questa è un'altra collaborazione con altre cineteche italiane in realtà, per quanto possibile per ricercatori vogliamo rendere disponibile il più possibile il patrimonio muto, fornendo i file video, ma anche documentazione sui film, saggi e così via. Ottima iniziativa, e appunto il fatto che ci siano informazioni anche sul restauro mi sembra molto importante. Ma non sono soltanto le collaborazioni sul restauro che uniscono il nostro istituto e la Cineteca Nazionale, ma abbiamo insieme chiaramente anche l'ambizione di aprire le nostre collezioni a un pubblico più vasto, e questo è un ottimo esempio, che è un pubblico composto non solo da specialisti, e questo si può fare attraverso le nuove piattaforme digitali. Adesso vi parlerò brevemente dell'istituto dove lavoro, dove lavoro dal 96 e di cui sono capo curatrice dal 2009. L'AIFA, il museum, è stato fondato nel 1946 con il nome Historis Film Archive, cioè Archivo Storico del Cinema. Pochi anni dopo il nome fu cambiato in Netherlands Film Museum. Noi cambiamo i nomi abbastanza spesso, però Netherlands Film Museum è rimasto parecchio, poi il Netherlands è caduto e nel 2010 nasce l'AIFA Museum dalla fusione del Netherlands Film Museum con altri tre enti cinematografici olandesi. Nel 2012 AI apre le porte del suo nuovo museo, appunto lo vedete alle mie spalle, e nel 2016, in occasione del nostro compleanno, i nostri 70 anni, abbiamo inaugurato il nuovo centro delle collezioni di cui parlerò fra un momento. Negli ultimi 8 anni abbiamo accolto mediamente 750.000 visitatori all'anno in questo museo e più della metà sono venuti per vedere o un film o una mostra. Non eravamo sicuri che sarebbe andata così, anzi quando abbiamo aperto il museo pensavamo che ci saremmo accontentati di meno della metà, di 250.000 visitatori all'anno. Il museo include 4 cinema in cui si mostrano quotidianamente classici, titoli d'essai contemporanei, film sperimentali e film muti con accompagnamento musicale. Nel disegnare il nuovo museo abbiamo scelto di mantenere sia i formati storici del cinema sia quelli nuovi digitali, quindi in tutte le sale si possono vedere 16 mm, 35 mm, 70 mm, 2K e 4K, si vedrà se andremo oltre coi K. Negli ultimi anni, da quando la maggior parte dei cinema commerciali ed esse in Olanda sono passati all'esclusiva proiezione digitale, anche da noi come in Svezia è successo nel 2012, abbiamo visto un interesse crescente nei formati storici e in particolare nel 70 mm e anche nel 35. Un esempio di questo fenomeno è stato il grandissimo successo nelle nostre sale del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino, che fra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017 è stato visto in Ultra Panavision 70, una versione del classico 70 mm, da 35.000 spettatori, solo nelle nostre sale, quell'unica copia. Un successo simile l'hanno avuto poi anche il film Dunkirk di Christopher Nolan e il restauro di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, che anch'essi sono stati mostrati in 70 mm. Nel museo abbiamo anche un grande spazio per mostre temporanee, all'interno delle quali facciamo anche grandi proiezioni di film, come vedete qui, che non sono elemento di corredo. Paolo ricordava quando i musei mettevano un piccolo monitor per ricordare, ci sono anche le immagini in movimento, no, qui sono essi stessi oggetti in esposizione. Possiamo farlo perché negli ultimi anni abbiamo riversato in formato digitale quasi il 20% della collezione, cioè circa 12.000 titoli, e siamo riusciti a farlo a una risoluzione di 2K, quindi 2000 per chi non lo sapesse, 2000 pixel per linea orizzontale, che è pari al minimo necessario per proiettare in un cinema.
Questo processo di digitalizzazione è iniziato nel 2008 grazie a un grande progetto nazionale, Immagini per il futuro, che ha finanziato il restauro e la digitalizzazione di buona parte del patrimonio audiovisivo olandese. Dunque, quello che vedete alle mie spalle è un'immagine della mostra La Fabbrica dei Sogni, in cui abbiamo esposto la collezione del distributore olandese Jan de Smet, attivo fra il 1907 e il 1916. Nella collezione de Smet ci sono 900 titoli internazionali, alcuni unici, sopravvissuti solo in Olanda, e un'enorme selezione di foto, locandine e documenti. È stata donata al Film Museum dagli eredi negli anni 50 e dal 2011 è iscritta nel registro della memoria del mondo dell'UNESCO. La collezione de Smet è indiscutibilmente uno dei gioielli conservati dall'AIFIL Museum. E anche il film padre, di cui parlavo prima, è parte di questa collezione. Adesso vorrei farvi vedere un brevissimo filmato, 2 minuti, che parla brevemente della ricchezza di questa collezione, così in una giornata dedicata al cinema vediamo qualche immagine in movimento. La mostra permanente di AI si chiama Il Panorama, anche questo ha cambiato nome un paio di volte. Al suo interno si trova l'installazione che vedete alle mie spalle, una grande sala circondata da uno schermo a 360 gradi sulla quale vengono continuamente proiettati frammenti dalla collezione, con lo scopo appunto di far vedere la ricchezza della collezione, la diversità dei sistemi, dei colori, eccetera, a un pubblico il più vario possibile, quindi non solo cinefili ma anche turisti e intere famiglie. Sempre nel panorama presentiamo anche alcuni pezzi importanti della collezione di apparati storici del cinema e del precinema, sui muri proiezioni delle immagini generate da questi apparati, mentre sul tavolo di esposizione ci sono delle brevi animazioni che mostrano il funzionamento degli apparati.
Questo invece è il centro delle collezioni, aperto nel 2016, qui si trovano i depositi per la collezione film, che conta circa 50.000 titoli, ma anche l'archivio digitale con circa 13.000 titoli, che includono ovviamente i titoli storici digitalizzati, ma anche i prodotti, i film recenti prodotti in digitale. Qui si trovano anche i depositi per le collezioni speciali e gli atelier per la digitalizzazione e il restauro, e lì dove vengono scansionati i film viene fatto il restauro delle immagini, dei colori e del suono. La parte invece aperta al pubblico si chiama iStudy, e lì si possono consultare la collezione di libri, tutti gli oggetti digitalizzati e su appuntamento ovviamente anche gli originali. Nel centro delle collezioni si svolgono workshop, lezioni universitarie e alcuni programmi che abbiamo iniziato recentemente, di cui che citerò velocemente. Daniela ha già parlato del Master Preservation and Presentation of the Moving Image che AIFIL Museum insieme all'Università di Amsterdam ha iniziato nel 2003 con ogni anno 15 studenti internazionali, simile ad altri programmi di cui ha parlato Paolo questa mattina, al George Eastman Museum, New York University, anche in Italia. Molti studenti che hanno seguito in questi ultimi vent'anni, quasi vent'anni, questi corsi magistrali sono diventati i nostri colleghi nel mondo. Un paio d'anni fa l'AIFIL Museum, in collaborazione con il laboratorio AGFilm Digital e il Fondo per il Cinema Olandese, ha iniziato un programma di training per chi intende specializzarsi nel restauro dopo aver seguito uno di questi corsi magistrali. Qui vogliamo formare una nuova generazione di restauratori che siano in grado di lavorare con le tecnologie fotochimiche tradizionali, quelle tipiche dei primi 120 anni di cinema, ma anche con quelle digitali, con cui i film sono fatti oggi e spesso restaurati. Questa è insomma l'ambizione, qui si unisce a quella che ha la nuova scuola di restauro di Lecce. Infine il programma di residenza per artisti e ricercatori che è iniziato nel 2016, anche questo si inserisce in una lunga tradizione, quella di promuovere la ricerca centrata sull'archivio e il riutilizzo della collezione da parte di artisti e filmmaker contemporanei. A proposito di riutilizzo, e qua secondo me Daniela riconoscerà queste immagini, cos'è successo? Dovrebbe partire. Sì. Insomma, peccato, non vuole. No, non so. Eccolo lì. Vero? Sì. Allora, alle mie spalle vedete delle immagini del film Liquidator del filmmaker sperimentale olandese Karel Doing. Nel 2010 Doing rielaborò un film del 1922 diretto da Willy Mullens, Harlem, che mostra immagini dell'omonima città olandese. Il film, considerato perso, era stato ritrovato qui a Roma dalla Cineteca Nazionale, spedito ad Amsterdam, l'abbiamo immediatamente restaurato. Il film era molto deteriorato e Karel Doing si è proprio fatto ispirare da il deterioramento delle immagini per fare il suo nuovo film. Dico che Daniela lo riconoscerà perché secondo me ci ha lavorato. Ci ho lavorato, e anzi Karel non solo ha creato questo film, ma poi ha voluto fare anche un documentario che era il making of del restauro, in cui figuravo io come protagonista. Che io faccio vedere spesso ai miei studenti, ma ho pensato che forse non l'avresti apprezzato se l'avessi fatto vedere. Sono un po' di anni fa, sono più giovane in quelle immagini. Allora, finisco con un auspicio. Daniela Curro è venuta, ha partecipato alla nostra conferenza annuale
che nel 2019 era dedicata alle donne nel cinema muto, ha fatto un intervento molto bello e importante su Elvira Notari e ci ha fatto vedere delle immagini rare restaurate qui a Roma, quindi spero che torni nel 2020 per la conferenza, che questa volta invece tratterà di un tema attualissimo, acqua, clima e migrazione. Grazie. Grazie a te, Giovanna. Grazie Giovanna, effettivamente questo tema è fondamentale e ci riporta a un'altra cosa che ha menzionato Paolo stamattina, dell'attenzione al mondo che ci circonda e al fatto che ognuno di noi ha un impatto su questo mondo. E ovviamente ci sono film che documentano questo, per cui questa conferenza, workshop in collaborazione con New York University, che anch'essa ha un programma di insegnamento sul restauro, è senz'altro un appuntamento che cercheremo di, a cui cercheremo di essere presenti. Adesso terminiamo con Paolo. Paolo, ovviamente, diciamo, io sono legata ad Amsterdam e sono legata a Rochester, perché lì ho vissuto in entrambe le città e ho avuto delle bellissime esperienze lì. Paolo, sicuramente a me piacerebbe, però vedi tu che cosa ci vuoi dire, a me piacerebbe che tu parlassi di un'esperienza che non è possibile in Europa anche per regolamentazioni di legge, che è quella del proiettare il nitrato, che è una consuetudine che alla Eastman House, così come in qualche altro teatro negli Stati Uniti, esiste da anni, però poi si è pensato di costruire un festival attorno a questa possibilità. Sì, grazie Daniela e grazie per darmi questa opportunità di parlare di questo progetto. Lo faccio con un po' di imbarazzo perché non rappresento più il George Eastman Museum che ho lasciato qualche mese fa, ma sono stato il fondatore del quel festival a cui allude Daniela, il Nitrate Picture Show, faccio ancora parte del suo comitato scientifico, per così dire, per cui non mi sento troppo imbarazzato a dirne due parole. Il titolo del festival, il nome è The Nitrate Picture Show, ma ha un sottotitolo, e il sottotitolo è Festival of Film Conservation. Il festival è nato con un'agenda ufficiale dei lavori e con diverse agende non ufficiali. Il George Eastman Museum è tra i pochi musei americani nei quali è ancora consentito mostrare film in nitrato di cellulosa. Questo è consentito negli Stati Uniti seguendo una serie di complesse e rigide istruzioni sulla costruzione del teatro, sulla cabina di proiezione, sul personale addetto alla proiezione, sulla quantità di pellicola che può essere mantenuta nella cabina di proiezione, per non parlare del proiettore stesso. E oggi, nel bene e nel male, il nitrato di cellulosa è tornato di moda, è tornato alla ribalta, se ne parla perché c'è una cresciuta consapevolezza da parte del pubblico specializzato e del pubblico dei cinefili della gloria di quello che era il cinema un tempo. Quindi in un certo senso il Festival del Cinema in Nitrato segue o accompagna l'onda che ha accompagnato gli appelli al salvataggio del cinema da parte di registi come Quentin Tarantino e Christopher Nolan e artisti come Tacita Dean. Il festival è stato fondato più di 5 anni fa, ci sarà la 6ª edizione nel giugno dell'anno prossimo. Il festival ha funzionato, ha avuto un buon successo di pubblico, malgrado o grazie al fatto che il programma del festival non era annunciato. I delegati partecipanti al festival venivano a Rochester senza sapere che cosa avrebbero visto. L'unica certezza era che avrebbero visto copie in nitrato di cellulosa. E qui passo al sottotitolo del festival, che è il vero motivo per cui abbiamo istituito
questa manifestazione annuale, Festival of Film Conservation. Il messaggio che il George Eastman Museum ha provato a dare con questo progetto è in realtà molto semplice. Le cineteche di tutto il mondo si sforzano ormai da decenni a cercare di riportare il cinema del passato a quella sua gloria originaria che oggi è perduta o in pericolo. Nel farlo, le cineteche utilizzano materiali che sono stati conservati con grande cura, con scarsissime risorse finanziarie e per lo più in mezzo al disinteresse generale. Ma senza queste pellicole, in buone o in cattive condizioni, non ci sarebbe nulla da restaurare. E qui arriviamo al primo punto politico alla base del progetto. La frase che ci sentiamo dire molto spesso in questa professione: ma perché non digitalizzate i film e poi buttate via gli originali? Succede spesso e succede a volte per motivi del tutto comprensibili. Quando si sente dire il nitrato brucia, il nitrato è pericoloso, la pellicola si decompone, costa così tanto restaurarli, il digitale è così semplice, è normale chiedersi perché non digitalizziamo tutto. Io faccio questo esperimento ogni volta che prendo il taxi, si fa due chiacchiere con il tassista: tu cosa fai? Mi occupo di cinema. Ah, che bello, cosa fai? Ah, restauro film. Ah, fai il DVD, digitalizzi, perché restaurare è questo. E comincio a spiegare che la cosa è un po' più complicata e ogni tanto la chiacchierata diventa interessante. E qui sta il nocciolo della questione. Nella misura in cui siamo interessati a restaurare il film seguendo il più possibile la struttura e il medium dell'opera originale, è necessario conservare quanto più possibile l'originale. L'originale serve, e serve oggi, è servito ieri, servirà domani. Al George Eastman Museum c'è una storia che ormai è diventata quasi una di quelle barzellette che crescono col tempo. Tanti, tanti anni fa, quando è nata la videocassetta, il detentore dei diritti del film Il Mago di Oz viene da noi e dice: adesso possiamo sfruttare commercialmente il film di Victor Fleming, Il Mago di Oz, 1939, facciamo l'edizione in videocassetta, voi avete la copia in nitrato, che è la migliore, possiamo prenderla in prestito, così facciamo questa bella edizione in videocassetta e poi potete tenervi il nitrato. Abbiamo dato accesso alla copia in nitrato, sì, dal caso che fosse un negativo di separazione in nitrato, e esce la videocassetta. Parte seconda, il Laserdisc. Arriva il Laserdisc come nuova forma di intrattenimento per gli home videos. È di qualità migliore, è un formato digitale, l'avente diritto viene da noi e dice: vorremmo fare l'edizione Laserdisc del mago di Oz. Lo so, abbiamo già preso in prestito il vostro nitrato una volta, ma adesso facciamo veramente qualcosa per bene, non ve lo chiederemo mai più. Facciamo un bel master digitale, facciamo il Laserdisc e poi ve lo restituiamo. Ed esce il Laserdisc del Mago di Oz. Parte terza. Il DVD cresce in popolarità, l'avente diritto si rivolge a noi e indovinate che cosa chiede? Esattamente la stessa cosa. E che cosa ci dice? Ci dice esattamente la stessa cosa: questa è l'ultima volta. A proposito, questa non fu l'ultima volta, perché recentemente si sono di nuovo rivolti al George Eastman Museum perché hanno detto: adesso possiamo fare un restauro 4K. Molto meglio di quello precedente, ma non preoccupatevi, è l'ultima volta. Ormai noi siamo preparati a questa favola dell'ultima volta, che a me serve, a noi serve, ai miei colleghi serve, a dimostrare che in ogni caso non c'è niente di meglio che avere l'originale a disposizione, perché comunque è l'elemento che contiene il materiale nella sua forma migliore. Torno qui al festival e concludo, visto che è tardi. C'è una morale in questa storia ed è il motivo
per cui mostriamo questi film, abbiamo mostrato, uso ancora il noi, scusate, si mostrano queste copie in nitrato. Non tutte le copie in nitrato possono essere proiettate, anzi pochissime. Perché? Perché queste copie sono giunte a noi in condizioni spesso estremamente precarie, quindi possiamo proiettare soltanto una minima parte di ciò che è stato salvato, una minuscola parte di ciò che è stato conservato, anche se la copia non è decomposta, magari è ristretta e le perforazioni sono tali che non consentono alla copia di passare attraverso il proiettore. Ma possiamo ancora mostrare questi film. Primo, possiamo ancora far vedere quanto sono meravigliosi. Durante il primo festival nel nitrato, senza annunciare il programma, abbiamo fatto vedere una copia in nitrato di Casablanca. Io credo che se avessimo detto vi facciamo vedere Casablanca al Nitrate Picture Show, non sarebbe venuto nessuno. Casablanca, quante volte l'abbiamo visto? E poi 500 persone l'hanno visto e sono uscite a bocca aperta, me compreso. Era come se non avessi mai visto Casablanca prima di allora. Ma qui c'è la seconda lezione che spero serva ad aiutare le cineteche nella loro missione. Immaginate un mondo in cui dall'inizio gli aventi diritto o i governi avessero detto: per ogni film che si produce se ne prende una copia e la si mette da parte in una cineteca, in un locale freddo e asciutto, e la lasciamo lì. Una copia non è mica tanto. Immaginiamo un mondo dove questo fosse successo subito. Noi avremmo un'altra storia del cinema. Potremmo scrivere la storia del cinema che vogliamo, scegliendo i film che vogliamo. E se volessimo restaurare i film, potremmo restaurare i film non perché temiamo di perdere il film, ma perché vogliamo rendere il film disponibile con nuove tecnologie. Se avessimo fatto questo, saremmo spettatori diversi, avremmo un'altra storia del cinema. Il Nitrate Picture Show è il nostro modo di dire: le cineteche non esistono soltanto per aiutare gli aventi diritto a fare soldi grazie al lavoro fatto dalle cineteche senza che nessuno le aiutasse. Le cineteche esistono perché senza le cineteche non esiste storia del cinema. E per quanto mi riguarda, penso anche questo: se vogliamo continuare a restaurare film, credo che sia una buona idea chiedere agli aventi diritto un contributo per questo lavoro, ma non solo un contributo per il restauro di per sé, anche un contributo per i 50, 60, 70 anni di Cineteca Nazionale, durante i quali lo Stato, i cittadini, chi ha pagato le tasse, ha aiutato questi film a sopravvivere. Qualcosa è dovuto a queste cineteche. Beh, spero che con festival come il Nitrate Picture Show o con le iniziative dei colleghi che ci hanno preceduto, che mi hanno preceduto, presto o tardi questo tipo di dialogo fra gli aventi diritto e le cineteche abbia luogo. E mi fermo qui. Grazie. Benissimo, se non abbiamo altro da aggiungere, ringrazio tutti i partecipanti per quest'altro panel molto 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 interessante e ci muoviamo verso l'ultimo appuntamento della giornata. Grazie ancora.